fatto il successo reale di quello che è accaduto nella mia regione in Puglia attraverso quello che raccontava Annibale, è che tutta questa storia era gestita nell'apice, diciamo, del successo da giovani, o sbaglio, alcuni dei quali oggi non fanno più il lavoro che fai tu, ma che gestiscono per esempio la Spada o che fanno altre cose comunque di successo. Questo elemento è importante perché dopo lo ritroveremo. Rispetto alla comunicazione di Co-Startup, noi ci siamo ritrovati, abbiamo iniziato più o meno un anno fa, ci siamo trovati in una situazione in cui in giro lavoravamo e lavoriamo ancora in un contesto in cui si parla di eventi, di grandi contest, durante i quali per esempio si dice vieni da noi e apri la tua startup in 54 ore, vai qui, questi sono i 10 motivi per cui una tua startup avrà sicuramente successo, queste sono le 10 startup, questo era ed è il contesto nel quale noi ci muovevamo. E il compito che noi avevamo era quello di far capire che il nostro, non modello, ma il nostro punto di vista era che il nostro obiettivo era creare imprese per generare lavoro duraturo e stabile attraverso una formula della startup. E come ci siamo chiesti come facciamo a raccontare una cosa del genere? Proviamo a dire, ok, vieni, partecipa al bando con startup. La domanda sicuramente sarà, che cosa si vince? Quanto anzi si vince? E la risposta nostra sarebbe dovuta essere niente, nemmeno un euro. E dovevamo sperare che di avere successo. Ecco perché c'entra quello che ho detto prima sul gruppo, diciamo, che è distribuenti spiriti. Nell'ultimo anno sono cresciute del 92% le interazioni sul nostro profilo Twitter. Abbiamo triplicato le visite al sito web, abbiamo raddoppiato il reach, cioè l'impatto, diciamo, sui social delle cose che abbiamo. Quindi, diciamo, altri dati sono molto interessanti, quindi in un certo senso è stato un successo. Il trucco di questo successo l'abbiamo capito dopo, ed è un trucco che hanno utilizzato Alfredo Morabito dai Bacheco Fund, cioè aver affidato a noi la comunicazione, non perché siamo bravi, ma perché siamo una cooperativa. Come noi ce ne sono tantissime altre cooperative, e noi, diciamo, poteva essere affidata anche ad altre cooperative di comunicazione. Il fatto che a gestire la comunicazione, quindi a raccontare perché dovresti fare una startup cooperativa, sia una cooperativa, fa la differenza, soprattutto se è una cooperativa che si considera una startup da 10 anni. Ed è una cooperativa che rispetto a business model, business canvas, business timing, cose del genere, non ha assolutamente mai parlato. È una cooperativa che prova a far capire, siamo tutti uomini nella nostra cooperativa, e alle nostre compagne noi proviamo a far capire perché manchiamo di casa 20 ore al giorno. E nonostante la nostra risposta sia che questo è l'anno della svolta, e lo diciamo da 10 anni, loro ancora ci credono. E se questo, diciamo, è il motivo per cui, in un certo senso, non voglio esagerare, però un po' Co-Startup si sa che cos'è in giro, è una cosa che riguarda anche tutte le cose che sono state dette prima. Non so chi, non ho preso appunti, però è stato detto il passaggio fondamentale, secondo me, è che per promuovere nuova cooperazione servono le cooperative. Serve che ci siano altre cooperative che raccontino la loro storia, perché altrimenti non ci ritroviamo. Perché, ripeto, non è tanto come si deve organizzare, cosa bisogna realmente fare, ma riuscire a far capire ai ragazzi, alle ragazze, ma anche non per forza una questione anagrafica, perché non è che è detto che debbano essere forse ragazzi o ragazze una startup, riuscire a far capire perché ne vale realmente la pena, e quindi i valori, tutte le cose che conosciamo.